parlerò di un film di animazione e di cinema francese. E soprattutto di un film che è uscito in Italia, però non se l'è filato troppo nessuno. Mi piace un sacco parlarvi di film che non conoscono in tanti, perché spero sempre di farvi conoscere un film particolare oppure qualcosa che vi possa entrare nel cuore e non sapevate neppure che esistesse. Conoscere un film nuovo che non hai mai sentito e poi amarlo è una sensazione fantastica, quindi spero di aiutarvi. Oggi volevo parlarvi di un film di animazione, come vi ho detto, che è uscito in Italia con Le stagioni di Louise, oppure Louise en Hiver. Purtroppo il mio francese è terrificante, l'ho studiato alle scuole, però non mi sono applicata al massimo evidentemente e sono molto poco portata. Il film tocca degli argomenti secondo me molto interessanti. Tranquilli, questo video sarà uno spoiler, però possiamo parlarne. Il film parla di Louise, una signora di una certa età, diciamolo tranquillamente, anziana. È in estate, in una località marittima, uno di quei luoghi in cui d'estate è pieno e d'inverno non c'è nessuno. Si lamenta perché c'è gente rumorosa, fa casino e lei vorrebbe stare in silenzio e tranquilla, possibilmente da sola con meno persone possibili. Ma la stagione estiva finisce, così Louise deve andare a prendere il treno, l'ultimo treno per ritornare in città. Purtroppo lo perde. Finisce così per rimanere bloccata in una città deserta. A livello un pochino ironico, ha ottenuto quello che ha sempre desiderato, il silenzio, stare in pace e tutte queste cose. Ma le piaceranno effettivamente? Quella località marittima che in estate sembrava effettivamente un paradiso, in autunno si trasforma e diventa un luogo estremamente ostile, che richiederà a Louise molto ingegno e inventiva. La vita lì, come avete capito, è molto difficile, però Louise è una signora ottimista e quindi si dice, vabbè, è una situazione temporanea, i miei figli, i miei nipoti si accorgeranno che non sono ritornata a casa, verranno sicuramente qui a aiutarmi, a salvarmi da questo orribile posto. Purtroppo questo non accade e Louise si troverà da sola a fare i conti con se stessa. Questa solitudine un po' desiderata in realtà la porta anche a dover fare effettivamente i conti con i suoi ricordi, soprattutto di infanzia, e dover ammettere alcuni ricordi non sempre piacevoli. Durante il suo percorso con se stessa Louise incontrerà un'altra persona dimenticata, anche lui un anziano, ovvero un cagnolino. Il film tratta un argomento che molto spesso viene utilizzato, soprattutto quando si parla di anzianità, l'argomento della solitudine, del dimenticarsi degli altri e a volte trattarli come se si stesse buttando via qualcosa di vecchio. Fortunatamente il film non tratta questi temi come su un servizio di studio aperto. La cosa più brutta di Louise non è tanto rimanere sola con se stessa, il vero problema è rimanere sola con se stessi, con i suoi ricordi e soprattutto con i suoi ricordi di infanzia, fare i conti con il tempo che è passato, da una parte dispiacendosene perché ormai non ritornerà più, ma in una parte anche sentirsi salvaguardata di un passato a volte minaccioso che fortunatamente non può farti più del male. Il personaggio di Louise è molto particolare, noi ci immagineremo, non lo so, boh, una vecchietta che pensa al suo primo amore o roba del genere. Invece gran parte del racconto parla proprio del suo migliore amico quando era giovane e piccolina, un cadavere. Come vi ho detto, la solitudine non viene trattata con banalità all'interno di questo film, ma anzi secondo me è trattata un po' come fanno in certi film francesi, ovvero come una condizione basic. L'accettano così tanto molti film francesi, la tristezza, la solitudine, tanto da approcciarsi ad essa come posso andare meglio, quindi come quasi un approccio positivo. È molto interessante come il personaggio di Louise abbia talmente inglobato la solitudine sin da piccola, tanto da voler allontanare gli altri, da volerli quasi osservare da lontano per stare un po' tranquilla. Molto spesso i cartoni animati francesi hanno uno stile riconoscibilissimo, che un po' come il fumetto francese, non so se lo conoscete, molto spesso fa l'utilizzo dell'acquerello, ma soprattutto della pagina bianca. A me ha colpito molto di questo film che noi vediamo proprio la carta, la grana della carta ruvida, grande, che è lì bianca, nuda e cruda. E a me sinceramente questa scelta piace un sacco, perché diventa quasi protagonista del film. Il film secondo me è molto commovente, soprattutto il rapporto tra Louise e il cane, e anche per i suoi ricordi di infanzia. Credo che sia uno di quei pochi film che tratta un tema molto stereotipato sotto molti aspetti, di cui si parla molto, ma in maniera completamente nuova. Quindi vi consiglio di vederlo perché secondo me merita, soprattutto se siete appassionati di animazione, secondo me non ve lo potete far mancare. Quindi il mio voto per questo film è rullo e tamburi 9, secondo me merita un sacco. Se lo vedete fatemi sapere che cosa ne pensate, spero vi sia piaciuto questo consiglio di un film poco noto. Molti canali su YouTube sono specializzati nel parlare di film d'animazione, però a volte se vedo che non parlano di alcuni film che ho visto e che vi vorrei consigliare, metto lì e ve li consiglio. Grazie mille ancora per i vostri like, se vi è piaciuto il video, per condividerlo, per i commenti che lascerete qui sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate. Se magari ci sono film del cinema francese d'animazione che vi piacciono particolarmente, che volete consigliare ad altre persone, consigliamoceli a vicenda. Grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!